Solo bandiere della pace oggi, niente pro Palestina, pro Israele. Per la pace, non per pro uno, pro l'altro. La posizione del PD è chiara? Posizione chiara. Chiara. Dice che qua c'è una manifestazione confusa che un po' le dà... È confuso quello che dice che c'è una manifestazione confusa, questa è una manifestazione chiarissima. Contro il governo Meloni, contro la finanziaria. C'è l'alternativa al governo Meloni? Questa è l'alternativa al governo Meloni, siamo noi. Come vede questa piazza? Oh. Meravigliosa, guarda che partecipazione. Oggi ci sono prove di Campolargo, ci sarà Conte, ci sarà Bonelli, Fratoianni. Sono venuta proprio per quello, devo dire la verità. Lo adoro, mi ispira. Oggi siamo qui per manifestare l'esistenza di un dialogo col PD. Senza il Partito Democratico è impossibile costruire un nuovo centro-sinistra e tornare a governare l'Italia. Grazie. Giorgia Meloni non vuole governare, vuole comandare, è una cosa diversa. L'alternativa c'è con le altre forze di opposizione. Anche Conte ha avuto un bagno di folla in questa piazza, c'è competizione tra i due o sono alleati? No, c'è perché sono due partiti diversi, ma non ha senso, però ormai bisogna tutte le forze centro-sinistra come hanno fatto a Foggia. L'unico modo per sconfiggere la destra è stare insieme. Due popoli e due stati. Che hanno entrambi diritto a esistere in pace e in sicurezza. In fondo alla piazza c'erano le bandiere della Palestina. E l'hai portata tu in piazza? Perché questa bandiera non la sento mia. Hanno chiesto di abbassarla e di sventolarla in un altro luogo, però... L'hai fatto? No. Eccola qua. Una meraviglia, ragazzi. Ma più di quello che aspettavamo.